Nella mattinata del 12 agosto, gli esperti continuano i lavori preparatori per l'innalzamento del Maggio. Procedono innanzitutto all'innesto della cima, alla quale vengono attaccati alcuni santini e un mazzo di fiori aventi lo scopo di fungere da premi per la successiva scalata. Subito dopo, con un complicato e faticoso meccanismo di funi ed argani, il Maggio verrà innalzato a 45 gradi. Verso mezzogiorno ha inizio la processione di San Cipriano, durante la quale sfila nuovamente la statua di San Rocco, seguita da giovani donne che portano sulla testa, a titolo devozionale, le cente, complesse costruzioni di candele, nastri e fiori.
Il corteo si dirige, passando per la piazza, in località dietro la Niviera e qui, alla presenza di San Cipriano e San Rocco, il maggio verrà completamente innalzato. Completata la fase di innalzamento, il maggio viene scalato da ragazzi esperti che, quasi in segno di sfida, mostreranno ai presenti la loro abilità e la loro devozione sotto gli occhi benevoli di San Cipriano.